A tu per tu con Loredana Cannata. Alex, ciao Loredana, complimenti, sei adorabile quando interpreti Alice. Ma finita la terza serie di Un caso di coscienza, cosa pensi di fare? Mi butto a teatro per un paio di sere e poi ritorno alla televisione e poi chissà. Mauro, sei di destra o di sinistra? Ultimamente sono anarco-insurrezionalista. Veramente. Marino, ciao, ti ho vista anni fa in Montalbano. Eri una sua vecchia fiamma. Non guardo la tele. Seguo ogni tanto qualche puntata di questo o quello, giusto per farmi un'idea. Ma adesso penso che guarderò Un caso di coscienza 3. Beh, sbrigati, perché Un caso di coscienza 3 sta per finire e ti sei fatto un'idea un po' sbagliata, perché io non ho mai fatto Montalbano. L'ho solo visto. Messaggio di Elena Beatriz. Ciao Loredana. Sono contenta che tu stia così bene. Non è che potresti chiedere agli autori della tua serie di far passare anche qui in Brasile? Baci da parte mia e di Tainà. Ciao Elena, ciao Tainà. Io ci provo, magari su Rai International prima o poi la fanno passare. Ti faccio sapere. Antonio, mi ritengo un suo fan. È di una bravura straordinaria nella recitazione. Ha un volto che toglie il respiro. Gli occhi che incantano, ma credo che la sua arma di seduzione siano quelle straordinarie fossette che ha sul viso. Le auguro tutto quello che desidera, inviandole un sorriso che accompagni le sue giornate. E un sorriso a te con le fossette. E un bacio. William, ciao Loredana. Ultimamente hai detto in TV che sei single, ma stai subendo un assedio da parte di un uomo misterioso. No, ti prego, non cedere, non capitolare. Resisto, sto resistendo e resisterò. Lo farò anche per te, ma soprattutto per me. Jerry, ho letto che ti dai da fare sul fronte Chiapas, ma se volessi darti una mano, cosa posso fare per rendermi utile e sostenere la tua causa e quella delle popolazioni messicane? Puoi andare sul mio sito internet, loredanacannata.com, e andare alla voce Sesto Sole, che è il nome della mia associazione, e lì ci sono un po' di informazioni e anche un modo per contattarci. Paolo, vorrei definirti la Sharon Stone italiana. Beh, qualcuno mi ha già definito la Sharon Stone dei poveri, quindi... Pino De Luca, se ti invio questo messaggio è perché ti trovo carina ed interessante e sottolineo sempre ai miei colleghi la tua figura attraente. Voglio proprio vedere se mi mandi un tuo segnale di ringraziamento. Grazie Pino, veramente grazie. Un bacio anche a te. Giuseppe, che sei brava, credo che ormai in tanti te lo dicono. Che sei bella, credo che tu lo sappia, ma dirtelo è un piacere. Il tuo numero di telefono? 392-19... Mi dicono che non posso dirtelo. L'inarrestabile imprenditore di hardcore. siete pazzi. A mio parere si dovrebbe uscire insieme e banchettare gravemente. Andiamo a trincare felicemente, sì.